Molto bene, Skype ci dice che stiamo registrando. Buonasera a tutti, grazie di essere sempre così intervenuti in massa. Noi vi vogliamo bene anche per questo e non solo, ma insomma anche per questo. E con me stasera, come avete visto già nell'anteprima, inutile che ve lo sto a ridire, stasera con me c'è la Franca da Criscio, ormai è diventata quasi una star, diciamoci la verità, è invitata anche in altri programmi. Quando ci metto nelle iscrizioni di YouTube, vedo Franca da Criscio di qua, Franca da Criscio di là, fa più puntate con gli altri che con me, ma va bene, va benissimo. Va bene così. Franca, grazie di essere qui con noi, buonasera di nuovo. Buonasera, ciao a tutti. Bene, bene. Allora, stasera ci sono, in realtà ci sono tre argomenti di cui trattare. Allora, Liliana, stasera non ne parleremo. Ne parleremo, cioè, nel momento in cui state ascoltando questa puntata che è registrata, io e Franca stiamo facendo una registrazione con il dottor Valerio Scrivo. Come abbiamo già premesso nella live, non so se tu, Franca, l'hai vista la live che ho fatto prima. Sì. Stiamo registrando appunto la cosa su Liliana che verrà trasmessa in questi giorni, fra un paio di giorni credo. Quindi adesso è domenica sera 21:45 circa, in realtà adesso no, sono le 16:54, ma sentirete questa puntata a questo alle 21:45 circa. Bene, dicevo tre argomenti di cui ora ve ne annuncerò due, poi nel caso se abbiamo tempo, se non dureranno tanto, parleremo anche delle altre due gemelline. Allora, stasera parleremo del caso della donna di Oslo, che io avevo già trattato in questo canale, quindi stasera vuole essere più che altro anche un approfondimento, visto che la Franca spiega così bene le cose, quindi. Ho deciso, ho richiesto a lei se ha voglia di rifarlo e lei naturalmente mi ha detto sì. Allora parleremo di Jennifer Fairgate, la donna misteriosa che si presume sia, io non so Frank che idea si sia fatta, ma si presume sia una spia. Le considerazioni le facciamo dopo, ok? E poi parleremo della morte di due ragazze che il caso a me è sconosciuto e poi ho. E sono venuto a saperne dopo, grazie a un altro canale YouTube di cui non ricordo il nome, ci ricordo poi lo ringrazierò, che sono Chris Kremers e Lizanne Frohn. Ok? Niente, bene, io farei così. Vi do il benvenuto, grazie, potete seguirmi su Instagram, @angelomaro71, seguitemi, ci sono scorci della mia vita, se vi va, potete naturalmente fare abbonamento al canale, fare la donazione, se vi va, noi abbiamo sempre bisogno. E niente, lascio la parola alla Franca, io ho parlato anche troppo, prima che la Franca mi tiri una padellata in testa, va bene? Visto che l'ha usata ora per fare il ciambellone, quella che ha avanzato me la tira in testa. Vai, Franca, scusa il lungo riepilogo, ma insomma era necessario. Prego, ora mi silenzio il microfono e ti lascio parlare, grazie. Allora, il mistero di Jennifer Fairgate, inizia il 31 maggio 1995. È una sera e una donna telefona all'Hotel Plaza di Oslo per prenotare una stanza doppia. Lei si presenterà poi, all'hotel intorno alle 22:40, accompagnata da un uomo, Lois Fairgate. Gli verrà assegnata una stanza lussuosa, la stanza numero 200, 2805. Nel periodo di soggiorno nella stanza, questa rimarrà sempre in ordine, sempre molto pulita. Le signore delle pulizie, infatti, testimonieranno che sembrava come se non ci fosse nessuno nella stanza. In realtà alcune telecamere vedranno la signora in quei giorni uscire, ma soprattutto nel periodo, nel momento, nella notte, diciamo. Ricordo che siamo ad Oslo e nel periodo di maggio, maggio-giugno, è il periodo di maggiore luce in questa città, per cui è quasi sempre giorno. Lei di solito però sembra uscire dalla mezzanotte alla mattina presto. Il 1º giugno l'ha detto alla reception, chiama la stanza, manda un messaggio alla stanza perché è ormai arrivato il momento di saldare il conto della stanza perché la signora ha solo pagato un anticipo.
Quindi alle ore 14 e 19 arriva il messaggio per il pagamento del saldo, ma alla reception non si presenta nessuno, anzi il messaggio verrà letto 19 ore dopo e cancellato. Verrà disabilitato infatti alle 8:55 del 2 giugno, senza ottenere alcuna risposta. Per cui dalla reception alle 20:57, sempre del 2 giugno, viene inviato un secondo messaggio alla stanza 2805, ma anche in questo caso nessuno si presenta. Il 3 giugno, viene inviato un altro avviso. A questo punto, non vedendo nessuno arrivare alla reception, vengono interpellate le persone addette alla polizia e alcune di esse diranno che nella stanza è appeso fuori dalla stanza il cartello non disturbare da almeno 2 giorni. Quindi l'addetta alla reception chiama la sicurezza. E l'addetto alla sicurezza intorno alle 19:30 va a bussare alla porta della signora Fairgate. Al momento in cui bussa si sente uno sparo. Quindi l'addetto alla sicurezza scende per chiedere aiuto, quindi per 15 minuti diciamo davanti a quella porta non c'è nessuno. Lui scende, chiede aiuto e in un quarto d'ora tornano di nuovo nella stanza. Quindi entrano e si capirà subito che la stanza è chiusa dall'interno e troveranno il cadavere della signora. La signora ha una pistola semiautomatica calibro 9 nella mano ed è il pollice schiaccia il. Come si dice, il grilletto, diciamo, il pollice è sul grilletto. Lei ha un colpo di pistola nella fronte, e c'è un altro colpo di pistola su un cuscino, vicino al cadavere della donna. Nella stanza, non c'è, un beauty case, non c'è un profumo, un deodorante, un rossetto. Non ci sono trucchi da donna, c'è solo una bottiglietta vuota di profumo da uomo. Inoltre ci sono due borsoni, un borsone e una valigetta. Nella valigetta ci sono 34 proiettili di pistola. Dalle analisi poi che verranno fatte sul cadavere non risulterà polvere da sparo nella mano della signora, né sangue, mentre il sangue è uscito copioso dalla testa della signora. Non si riesce più a trovare il signor Lois Fairgate e non si riesce a trovare nessuna traccia di persone entrate in quella stanza. Ciò che rimane molto, molto strano, sta negli abiti di questa signora. Innanzitutto nell'armadio verranno trovati giacche, magliette, e nulla che riguarda la parte di sotto del corpo, quindi niente pantaloni, niente gonne, solo ciò che copre il di sopra. Ad ogni abito è stato tolto in maniera proprio sistematica la targhetta che non fa capire dove sono stati acquistati questi vestiti. Vestiti di buona qualità. Solo delle scarpe si riesce a capire che sono di fattura italiana e della borsa perché ha il logo che non è stato possibile toglierlo. La signora, prima di morire, ha fatto due telefonate in Belgio, dal prefisso è il Belgio, due numeri però che risulteranno inesistenti. Sono due numeri simili, è lo stesso numero, cambia solo l'ultimo numero, però entrambi non vanno a buon fine. Questa signora. Verrà poi dalle analisi risulterà che ha dai 20 ai 30 anni, più precisamente circa 25 anni.
molto giovane, una bella signora, magra, distinta, diciamo. Ha, per esempio, la cura dei denti, ha i denti molto curati, per esempio, ha dell'oro, nella bocca, quindi, diciamo, lavoro fatto bene, soprattutto fatto in Europa. Però nella sua stanza verrà ritrovato un giornale, un quotidiano che invece è americano, statunitense. Sembra di quei giornali che vengono consegnati dallo stesso hotel nelle stanze, in determinate stanze, quelle più di lusso. Però quello che lei ha nella stanza, in realtà il numero di stanza non corrisponde al numero di stanza. Il giornale è di un'altra stanza, credo della 2815 e non della sua, che è la 2005. Come mai questo giornale si trova nella sua stanza non si capirà mai. A questo punto si tenterà di capire, di trovare i familiari di questa donna. E quindi dai suoi documenti si cercherà di contattare qualcuno che la conosca. In realtà verrà fuori che il documento è falso, che non esiste nessuna Jennifer Fairgate. Dal documento lei risultava essere belga e abitante in una strada che effettivamente in Belgio esiste. Rue della Station, non so come si dice, Scritto station station. Station 148 a Verlaine, che è una cittadina belga. Che esiste. Che esiste, la città esiste, anche la strada esiste. È il numero civico che non corrisponde perché quella strada arriva fino al 98, quindi 148 non esiste. Questa signora non sarà cercata da nessuno. Tra l'altro, scusami, ti interrompo, Sì. quando sono andati a cercarla hanno anche chiesto, no, agli abitanti della via se la conoscessero. Ora, però nessuno ha potuto dare nessun tipo di indicazione perché nessuno l'aveva mai vista. Nessuno riconosce questa signora, nessuno l'ha mai vista, nessuno conosce il nome né dalla foto né dal nome. Rimane un mistero per Sì. molto tempo anche il modo con cui è stata uccisa, tant'è vero che gli inquirenti a un certo punto non sanno come chiudere la faccenda e diranno che la signora si è suicidata, quindi chiuderanno l'inchiesta come suicidio di una donna di cui non si sa il nome, non si sa l'età, non si sa come è morta, perché era in quell'hotel, tant'è vero che anche il posto di lavoro che dichiara al momento di prenotare la stanza non risulta, non c'è, non Sì. esiste. Di questa donna non esiste nulla, esiste solo il suo corpo e non si sa a chi appartiene. Questo è il mistero più grande, innanzitutto capire chi è questa signora, perché si trovava in quella stanza. Gli inquirenti chiudono per suicidio, Sì. però poi il corpo verrà riesumato nel 2016, credo, per cercare di capire chi è con i nuovi strumenti che abbiamo, ma non si riuscirà lo stesso a capire chi è questa signora. Si cercherà anche di capire la pistola perché ha il numero di serie cancellato. Neanche non si riuscirà a capire neanche la pistola, qual è il numero di serie di questa pistola, che è stato poi, tra l'altro, cancellato con l'acido. Sì. Sì, era stato fatto tutto apposta per non far riconoscere, arrivare dalla sua parte, insomma. Infatti, le ipotesi che si sono fatte in realtà sono tre. Oltre a quella del suicidio, avvalorata dal fatto che comunque la stanza era chiusa dall'interno. Si è fatta un'altra ipotesi che l'abbia uccisa Lois Sì, Fairgate, l'uomo era con lei, sì. la persona che si è firmata in questo modo, pensando, supponendo che lui fosse una persona, diciamo, un politico, una persona di alto lignaggio, che lei fosse una escort.
Per cui, per non far venire fuori questa relazione, lui poteva averle tolto la vita. Però anche questa pista e questa supposizione non ha portato a nulla, né a capire chi era questo Lois, che tra l'altro lo vedono solo alla reception, al momento dell'assegnazione della stanza. Tra l'altro, un addetto alla reception dice che la signora era accompagnata da Lois Fairgate, e un'altra addetta alla reception dice che era sola, dice di non aver mai visto questo Lois. Però credo ci sia la sua firma in qualche Sì, documento. nel documento, che firmarono all'inizio, se non sbaglio, ci sia la sua firma. Sì. Tra l'altro la signora firma Fairgate. Invece per due volte viene registrata come Firegate, Sì. probabilmente un errore dell'addetto alla reception, non so. Quindi c'è anche non solo il mistero della signora, ma anche il mistero dell'uomo che l'accompagnava, e non si è mai capito chi era. La terza supposizione è quella che facevi anche tu, che questa donna fosse una spia. Perché ci sono poi dei testimoni che dichiarano di averla vista, di averla sentita parlare. Alcuni di loro dicono che parlava in tedesco, con accento tedesco, tedesco dell'ex DDR, della Germania dell'Est. Quindi la supposizione è che lei fosse un agente segreto. Certo, la sua foto è stata divulgata in tutto il mondo, per cercare di capire chi era questa signora. Nessuno ha detto la conoscevo. Nessuno ha detto era un vicino di casa, era un parente, era un amico, era un figlio. Un mistero questo, Mistero. Nessuno ha rivendicato l'identità di questa signora. La supposizione che si fa è che se lei fosse davvero un agente segreto, la sua famiglia non lo direbbe mai. Quindi per forza chi la conosceva è stato silenziato con dei soldi probabilmente, per non far capire chi era questa signora, perché se si capisce chi è lei, si capisce anche la missione forse che aveva da svolgere, e soprattutto perché è stata uccisa e da chi. Resta comunque un mistero irrisolto. Diciamo, molte persone si sono occupate di questa vicenda, però nessuno è riuscito a capire, a trovare il bandolo della matassa per non solo dare l'identità, ma capire effettivamente cosa è successo, perché è chiaramente strano che una donna non abbia con sé il beauty case, non abbia con sé degli abiti completi. Possibile che sia stata, che sia stata tutto quei giorni, sia stata 4-5 giorni, non so quanti erano precisamente, sempre con la stessa gonna, e abbia cambiato solo la parte di sopra. Strano era anche che usciva solo di notte, nelle ore notturne. Infatti, sì, se non sbaglio, senti, sì. Sì. Se non sbaglio, lei è mancata dall'albergo per un tot periodo, cioè in un tot di tempo lei Sì. non ha dormito neanche una notte, scusa, volevo dire, una notte non ha dormito nell'hotel, giusto? Sì, gli addetti alla polizia infatti hanno trovato la stanza perfettamente pulita e il letto a posto, quindi credo per 2 notti di fila. Non, si è pensato che lei non abbia dormito in stanza, il che fa pensare perché, tra l'altro, affittare una stanza così costosa, perché quella è una stanza di gran lusso, per poi non dormire, non stare lì. E la vicenda è molto, molto strana. Sì, esatto. Lascia un po', diciamo. Lascia un po' pensare perché ci sono alcune cose del tipo che non so se l'hai detto prima, mi pare di no. Sono state fatte anche delle perizie da alcuni balistici. Hai detto questo? Se, no, non l'ho detto, però sì. È stata fatta perizie da alcuni balistici, i quali hanno detto che la posizione della mano era quando è stata trovata incompatibile con un suicidio. Ora io
come dire, vi invito ad andare a cercare Jennifer Fairgate in Google Immagini e troverete appunto la posizione della mano all'interno Nel del grilletto. grilletto, che è un po', come dire, non è innaturale, ecco, non mi viene la parola, è un po' innaturale. Quindi i balistici hanno detto, i periti hanno detto che potrebbe trattarsi di una messa in scena, ecco, appunto che quel signore che era tra lei l'abbia uccisa e poi nei 15-16 minuti, pare fossero, che Sì. lei, che il tizio è andato a chiamare, diciamo, i rinforzi e lui ha preso e scappò via. Mi sembra strano che sia scappato così, devo dire la verità, perché insomma, le cose devono essere un po' raccontate bene. Mi ricorda un po' il caso di Elisa Lam, mi pare si chiami così, quella ragazza, che ci sono alcuni video che lei entra nell'ascensore, poi esce come se fosse, ti ricordi? No, quello è molto inquietante. Anche lì le cose non sono state raccontate proprio, però sarà oggetto di discussione un'altra volta. Anche lì le cose non sono state raccontate dal personale come devono essere raccontate. Invito a guardare il documentario su Netflix, cioè, lo trovate ed è molto bello. Sì, no, diciamo, mentre il fatto che la stanza sia chiusa dall'interno fa pensare a un suicidio, il fatto invece della pistola, come è tenuta con il pollice che stringe il grilletto, ma soprattutto anche i periti hanno poi stabilito che il rinculo al momento dello sparo avrebbe dovuto far saltare la pistola dalla mano. Il fatto che lei invece ce l'avesse nella mano non quadra nella storia. Tra No, ma l'altro, infatti, infatti, infatti. come ho detto prima, non c'è polvere da sparo sulla sua mano. E invece, secondo i periti, a parte che la polvere da sparo, oltre alla polvere da sparo, doveva esserci anche del sangue, visto come la testa è scoppiata praticamente all'arrivo del Sì, proiettile. esatto. Però, ripeto, la stanza era chiusa dall'interno. Come è stato possibile? È vero che un'eventuale persona che era con lei, che l'ha uccisa, ha avuto il tempo di uscire in realtà. Se fosse questo Lois, avrebbe avuto il tempo di uscire in quel quarto d'ora in cui l'addetto alla sicurezza scende per chiedere rinforzi. Sì. Però pure lì, esce, però dove va? Ha un'altra stanza dove nascondersi? E allora, secondo me, torno a ribadire il concetto, cioè nel senso che quando succedono queste cose all'interno degli alberghi, il caso mi insegna che comunque allora non mi voglio spoilerare il caso dell'Islam, ma insomma, è come se ci fossero dei collaboratori all'interno degli ora, non sto dicendo chi che sia complice di queste persone, ci mancherebbe altro. Però prendere e uscire così durante mi immagino il casino successo quando si è venuto a trovare questa donna morta, insomma, immagino chi correva da una parte e dall'altra, magari la persona che doveva sfuggire sia sfuggita. Credo fermamente che se si è riuscito a fare una cosa del genere sia una persona con delle coperture, perché una persona normale, insomma, viene anche fermata, no? Prendi scappi così, sai, tipo zinigata, prendi e vai via. Sta di fatto che a tutt'oggi noi non sappiamo né dove sia il signor Fairgate e soprattutto non sappiamo chi sia Jennifer Fairgate. Non sappiamo se si chiama Jennifer Fairgate, cioè noi non sappiamo niente, sappiamo solo che potrebbe trattarsi al 99%, c'è sempre un margine, l'1% di margine di possibilità che si possa trattare anche di un'altra persona, quindi che si possa trattare, scusate, al 99% di una persona europea, bene, nata in Europa e soprattutto della Bulgaria, mi pare avessero detto, no, del genere, o sbaglio, bulgara da quelle parti là. Sì, dai denti, da come sono curati i denti, sì, poteva essere Allora, dell'Europa. la domanda è duopo. Io ti chiedo a te chi era. Sentivo rumore, sentivo rumore. È una persona che ha chiuso la porta da fuori. Da fuori? Sì. Ah, ok. E non lo so chi era questa signora. Certo, tutto fa pensare a una spia più che una persona
che si sia andata a togliere la vita in questo hotel. Certo, possiamo pensare che sapendo di volersi togliere la vita, allora ti togli lo sfizio di andare in un hotel così di lusso, però lo trovo un po' strano, è così. Uno dice: mi tolgo l'ultimo sfizio della mia vita, voglio passare qualche giorno in un hotel di gran lusso. Però io penso di più, che l'ipotesi migliore, più accreditata, sia quella di una spia, di un agente segreto, che per qualche motivo poi viene eliminato da un altro agente segreto, perché per sparire in quel modo è sicuramente un professionista. Per ucciderla, facendolo sembrare un suicidio, ancora oggi, facendo ancora balenare l'ipotesi che possa essere stato un suicidio, non può che essere un professionista, perché anche togliere le etichette dai vestiti, per quale ragione si toglie questa etichetta? Proprio Infatti. per non far identificare la signora, Esatto. soprattutto da che nazione arrivasse questa donna. Che fosse belga, io lo credo pochissimo, per me non è belga la signora. Infatti, i testimoni dicevano che parlava un tedesco della Germania dell'Est. Io immagino più dei paesi dell'Est. Il Belgio era infatti un indirizzo falso. Lei, secondo me, con il Belgio non aveva nulla a che vedere. Certo, se era lì ad Oslo doveva compiere una missione, qualcosa doveva fare. Vabbè, sicuramente, nel senso, se era lì a Oslo, sicuramente come dire, doveva, o è stata, come dire, tratta in inganno e fatta andare a Oslo con la promessa di dover fare qualcosa e poi è stata uccisa. O altrimenti si è verificato qualcosa dove in quel momento è stato deciso di farlo fuori, ecco, potrebbe essere successo. Ma la cosa che a me questo caso rende veramente inquietante, no? Cioè, il mio pensiero riguardo a questa cosa è che tu sai, perché lo hai studiato, insomma, che sono stati fatti, e mi rivolgo anche ai nostri ascoltatori. Di andare a controllare, sono stati fatti degli annunci in vari quotidiani, varie testate mondiali, tra cui anche un quotidiano tedesco, il New York Times, l'El País, quello di Madrid, insomma, alcuni giornali con milioni e milioni di elettori. Mai uno che abbia detto sì, la conosco di vista. Nessuno. Nessuno, questa donna è come se fosse una donna fantasma, è stata vista lì, ha firmato lì, però nessuno sapeva esattamente o si è mai saputo ad oggi, nel momento in cui noi stiamo registrando, chi è in realtà e come si chiamasse realmente questa donna e soprattutto da dove provenisse. È un mistero assoluto. Sì, la donna fantasma, non esiste questo corpo di questa donna. Esatto. Ma di lei non si sa Non niente. sappiamo assolutamente niente. Questo è un caso molto, molto interessante, ma soprattutto anche molto misterioso. Quindi, l'idea che ti sei fatta è che potrebbe essere sicuramente qualcuno che operava nell'ambito dei servizi segreti, delle spie, eccetera, eccetera. Sì, io penso questo sia. Anche perché se lei era una spia, non era facile ucciderla, insomma, sapeva anche lei come difendersi. Certo. Quindi, sicuramente è stata avvicinata da un professionista come lei per poterla eliminare. Lei probabilmente non si è accorta del pericolo, se non all'ultimo momento, sicuramente. Ecco, Sicuramente è una donna addestrata, non solo all'uso delle armi, ma anche a sapersi difendere. ah no, ma certo, ma questo sicuramente al momento in cui fai parte di quel tipo di servizi segreti della CIA, ora non sono esperto di CIA e servizi segreti, quindi potrei dire anche delle bischerate, come diciamo noi, però secondo me devi avere anche un certo allenamento fisico, un allenamento Certo. mentale,
devi essere preparata a svariate cose. Quindi chi ti può far del male è chi è più preparato, più informato. Preparato a te. Esatto, quindi I non ha che. sospetti vengono su quell'Ois, questa persona, quest'uomo che è stato visto insieme a lei. Sì, esatto. Che no, anche lui non si sa mai che non si sa che fine abbia fatto. Cioè, è veramente strana questa cosa. Cioè, è Lui è veramente. stato visto solo alla reception un Esatto. giorno e basta. Non Poi si sembra totalmente sparito dai radar di tutto il mondo. Cioè, nel modo assoluto, sembra veramente che siano andati due fantasmi, no? Che questo corpo esista, però che non abbia un nome, un cognome, eppure un nome e cognome dovrebbe avercelo avuto in tutti i modi, insomma, non, vabbè, si narra storie, insomma, riguardo anche a questa, che ci siano delle associazioni che prelevano i bambini, rubano i bambini, li portano in campi di addestramento per poi farne delle spie, eccetera, eccetera. Non lo so se sia vero, mi sta detto una persona attendibile, però io non so se sia vero poi in realtà al 100%. Rimane il fatto che comunque abbiamo un corpo di una persona e non sappiamo né dove abita né dove vive, che cosa ha fatto, eccetera. Sappiamo che potrebbe essere di nazionalità europea. Punto. E basta, nient'altro, considerando pure che il corpo è stato riesumato in tempi recenti, quindi Certo. si sono usate le tecniche più Sì, sofisticate per esatto. capire, ma questo non ha portato a nulla. Una cosa che poi rimane un po' strana sono le pallottole dentro un trolley, dentro la valigetta. La valigetta non aveva altro, solo le pallottole di quella Sì, pistola. esatto. Può darsi che la valigetta sia stata svuotata, che magari nella valigetta ci fosse dei documenti, qualcosa Sì, tra l'altro su di internet importante. si trovano le foto, no, della valigetta, delle cose che ci sono di lei con la pistola in bocca, insomma, si trovano diverse cose. Bene, Frank, bene. Allora, nel senso, se abbiamo altro da dire, se no io passerei all'argomento successivo, che abbiamo superato abbondantemente la mezz'ora. Volevi aggiungere qualcosa? Niente, resta l'altra ipotesi, quella dell'Ois, che è una persona magari di livello e che lei fosse una escort. Resta anche questa possibilità, Sì, però anche se fosse una. però la escludo. Forse la prima che escludo è proprio quella, perché se lei fosse stata una escort, qualcuno l'avrebbe riconosciuta. Sì, è strano il fatto che lei veramente non sia stata, cioè, con tutti questi appelli in televisione, sono stati anche dei programmi tipo Chi l'ha visto, la polizia, no? È andata ai programmi tipo Chi l'ha visto, persone scomparse, che nessuno abbia detto sì, la conosco, è una che ho visto al mare un anno fa, no? Per dire una mischerata. Eppure, come dire, c'è questa cosa che. Sono state fatte sulle testate annunci, contro annunci, e nessuno ha mai detto: Ah, io la conosco. Per quello escludo che fosse una escort, Però è perché strano, una però. escort ha vari clienti, quindi qualcuno l'avrebbe riconosciuta. Invece questa donna non viene riconosciuta da nessuno, nessuno si fa avanti a dire questa signora è la tale donna, non so, che ha passato una notte con me o che fa più pensare veramente a delle spie, a degli agenti segreti. E forse un regolamento proprio fa spie, visto che non Esatto, è venuto fuori niente. sì, assolutamente sì. Probabilmente la famiglia l'ha anche vista, no? Tipo, però magari sono andati, perché ci sono queste cose tipo, fanno passare la persona come un'eroina, no? E poi vanno alla famiglia e dicono, vi si dà un vitalizio mensile, però voi dovete stare zitti, non dovete dire chi è e chi non è. Probabile, sì. Anche in questo caso, la vedo dura. Perché la vedo dura? Perché avrebbero dovuto contattare tutte le persone vicine a questa persona. Non Non solo i familiari, vuoi dire, anche il vicino di solo i casa. familiari. Allora, ti faccio un piccolo esempio. Dal momento in cui, magari succede a te. Vanno a tua sorella, ai tuoi parenti, dai nipoti, non dovete dire, però dovrebbe venire anche da me, dovrebbe venire anche da tutte le persone che
erano altri tempi, internet, mi ricordi la data per favore? È successo nel 95, Ecco, maggio internet 95. era proprio agli albori, io l'ho avuto nel 98 il computer, quindi era proprio agli albori, quindi non c'era diciamo, la possibilità di comunicare subito con il mondo, no? Io ora tu prendi un computer, cioè, come, vai su internet, fai Google Chrome, sei connesso al mondo, mandi una mail negli Stati Uniti, dopo 2 secondi è arrivata, no? Io trattino ho scritto alla mia amica che abita in Canada, a Toronto, e dopo 5 minuti mi ha risposto, lei a Toronto, lì era notte. E quindi si fa, come dire, no, prima non, si fa la svelta a comunicare, prima che una notizia arrivasse ce ne voleva, però anche lì in questo caso dovesse c'è cioè a te corna, speriamo di no, non vuole essere un augurio, però rimane il fatto che comunque dovrebbero, scusate, avvertire tutta la tua famiglia, più tutte le persone sono accanto, perché a un certo punto io potrei dire, no, io la conosco. Eh sì, infatti è stranissimo questo, che nessuno si è fatto avanti per dire questa signora si chiama così, in questo modo. Non, ha dell'incredibile questo. Possibile che un vicino di casa, un amico, che ne so, un contatto qualsiasi, un professore, nessuno, si è fatto avanti per dire questa signora la conosco ed è, si chiama in questo modo. Nessuno. No, Come infatti, un fantasma, fantasma. mi sembra molto, molto, molto strano, però vabbè, come dire, sta di fatto che queste donne ancora, sì, che queste donne, sì, io stavo già andando al caso successivo, che questa donna non è stata, come dire, identificata da sua parte, anzi, sul sito di Netflix, poi lo metterò sotto nell'info box. Se avete notizie, dico, su questo caso potete contattare o mandare una mail, ora non mi ricordo l'indirizzo, ma ve lo scrivo sotto. Quindi cortesemente, se avete notizie, scrivete sotto qua sotto l'info box nei commenti, ma soprattutto avvertite le autorità competenti, che sono quelle norvegesi, no, Oslo, quelle di Oslo, sì, era Oslo. Oslo, sì. Oslo, era Oslo, le autorità di Oslo. Ci sono gli indirizzi, poi li trovate sotto l'info box. Bene, volete dire qualcos'altro o hai finito, hai terminato? Questo è la donna del mistero proprio. Sì, questo è un caso molto molto interessante. Bene, 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 bene. Non abbiamo finito, ce ne abbiamo ancora a fare. Mentre noi stiamo ancora lavorando all'altro caso. Ragazzi, ma che cazzo volete? Cioè, siete sempre a lamentarvi che non vi si dà contenuto, noi si lavora come dei ciuchi per voi. Allora, ora parleremo. In realtà, dopo mi garba fare anche le gemelline, va bene, però anche questo è un caso molto interessante. Anche questo è molto misterioso. Io mi sono fatto una sorta di idea, perché tu sai che si dice siano cadute in un burrone. Ci ha parlato della morte di Chris Kremers e Liz Hanfron, ok? Due ragazze. Due studentesse olandesi che sono andate a Panama per un viaggio studio perché dovevano imparare la lingua e mai più tornate a casa. E vedo Franca è un po' rattristata da questa storia. Allora, ce la racconti, poi la commentiamo insieme. Prego. Allora, Chris Kremers ha 21 anni e Luisanne Fromm ne ha 22. Sono studenti universitarie. Chris è laureata in educazione sociale e culturale e Luisanne è una psicologa. Lavorano insieme in un bar in Olanda e in questo bar si conoscono e diventano subito molto amiche. Tanto è vero che decidono di fare questo viaggio, come dicevi, a Panama, un po' per imparare la lingua, ma anche un po' per vacanza. Quindi mettono da parte i soldi che guadagnano in questo bar per fare questo viaggio e lo faranno, partiranno, arriveranno a Bocas del Toro il 15 marzo 2014. Qui andranno ad alloggiare in un appartamento messo a disposizione, diciamo, da una famiglia che d'abitudine affitta l'appartamento a degli studenti. È un appartamento attiguo alla casa,
Miriam, si chiama la signora che li ospiterà, e, però hanno un loro ingresso indipendente, hanno le loro chiavi. Sempre a Bocas del Toro incontrano altri due ragazzi olandesi con cui si frequenteranno, con cui si divertiranno un po' di giorni. Il 25 marzo, sempre del 2014, si spostano a Boket perché vogliono iniziare il volontariato nella scuola per aiutare i bambini di questa scuola. Ma scopriranno un po' d'amarezza, in effetti, che forse c'è stato un disguido nelle comunicazioni. Loro in realtà non dovevano cominciare a lavorare il 25, ma il 1º maggio. Quindi si ritrovano con una settimana che non sanno cosa fare, un po' libera, e passeranno questa settimana un po' in giro a vedere le bellezze del posto, in vari locali, in attesa di arrivare al 1º aprile, quando dovranno cominciare poi a lavorare. Per cui proprio il 1º aprile, quindi una settimana dopo, non è proprio il 1º aprile che devono cominciare, forse devono cominciare il 2 aprile, quindi il 1º aprile decidono di fare una camminata nel sentiero chiamato del pianista, che è in realtà un percorso di 8 km fra andata e ritorno, quindi 4 all'andata e 4 al ritorno, che attraversa una foresta lì vicino, molto fitta, molto bella da visitare. Alcuni abitanti locali però gli sconsigliano di prendere quel percorso, soprattutto se da sole, senza guida, e gli indicano Sì, ti per... redarguisco un attimo, si chiama El pianista, no? Il pianista. Ah, l'ho detto in italiano. Vabbè. È il pianista, ok. Quindi loro in realtà avevano contattato una guida, credo che si chiamasse Feliciano. Però si dovevano incontrare con lui il giorno dopo. In realtà loro poi decidono di partire il giorno prima, quindi prendono un taxi per recarsi a El Pianista dovevano fare il percorso un pochino più breve, non quello di 8 km, ma quello credo di 3 km. Soprattutto perché la popolazione locale gli dice che ci sono dei pericoli, quindi è meglio essere più prudenti, e gli indicano questo percorso più breve. Però a me è venuto in mente, è sicuro che era il percorso più breve quello che gli indicano? Gli indicano questo percorso, però non lo Questo sappiamo. è esatto, noi che sia quello più breve o meno no, non possiamo certo saperlo, se non andare sul posto a fare un sopralluogo. Ci sarà stato qualcuno predisposto a vedere se fosse veramente quello diciamo, il percorso più breve. Comunque, vai avanti un attimo. Sì, quindi loro prendono il taxi e si recano in questa foresta. Portano con loro un solo zainetto in cui metteranno una bottiglia d'acqua, dove hanno i documenti, i due telefoni, una macchina per fare le fotografie. E le ragazze faranno parecchie fotografie prima di partire per questo sentiero. Si arriva fino a quasi alle 13:40. E con loro hanno un cane che è Lo senti? Questo eccolo, è è lui. mio, no? Perché lo stanno portando fuori, per quello fa rumore, perché fa. È lui, Ecco, si cioè, chiama. è stato. È proprio, hai detto il cane, è uscito fuori il rumore del mio canino. Vabbè, scusate. Si chiama Blu, forse. No, no, il mio si chiama Navarra. Il cane blu, che è di proprietà della signora gli affitta la stanza, Miriam. E quindi partono. Però già verso le 4:30, alle 16:30, arriva una telefonata da uno dei due cellulari al numero di emergenza olandese, paese di origine delle due ragazze, che è il 112 in realtà, però scatta automaticamente, fai il numero 112 della tua nazione, però scatta immediatamente il soccorso della nazione dove ti trovi. Però purtroppo da quel momento loro faranno moltissime telefonate al 112, purtroppo nella foresta non c'è il segnale, per cui non arriva a destinazione. Di queste telefonate si scoprirà dopo, quando verranno ritrovati i cellulari.
Da questo momento Luisanne e Chris praticamente risultano perse nel posto. Tant'è vero che Blue, il cane, tornerà da Miriam da solo. A questo punto Miriam va a controllare nella casa e vede che le ragazze non hanno dormito in stanza. E per cui non si presentano all'appuntamento con la guida il giorno dopo, e da qui cominciano a essere preoccupati un po' tutti. Felicienne, però, Feliciano, preferisce cercarle da solo, quindi partirà da solo, farà tutti i percorsi possibili che ci sono in quella foresta, ma non riuscirà a trovare le ragazze. Questo forse può sembrare un errore da parte di Felicien, ma probabilmente lui contava sul fatto di conoscere bene la foresta e di riuscire a ritrovare le ragazze, Certo. senza stare a chiamare la polizia e le forze dell'ordine in generale, e di risolvere la questione fra di loro senza creare allarmismi. Ma in realtà lui non troverà le ragazze, non riuscirà a trovarle in nessuno dei percorsi, li farà tutti, ma non le trova, e quindi a questo punto sono costretti a chiamare le forze dell'ordine. Però nel frattempo siamo arrivati alle 17 del giorno successivo alla partenza delle ragazze, quindi è passato già più di un giorno, più di 24 ore dalla scomparsa. Diciamo che in tutto il tempo, si scoprirà sempre dopo, le ragazze proveranno a chiamare i soccorsi. Purtroppo non trovano mai la linea, non c'è campo. Cercheranno di risparmiare il più possibile le batterie dei telefoni, giustamente. Useranno prima un telefono, poi l'altro, in modo da rimanere il più possibile le batterie in funzione. Sarà però il 5 aprile, quindi siamo già arrivati al 5 aprile, alle 4:50, l'ultima telefonata che verrà fatta col cellulare di Lisanne. Successivamente le telefonate verranno fatte dal telefono di Chris, ma chi usa quel telefono non riesce a mettere il PIN giusto. Per cui proverà più volte finché il telefono si blocca. È vero che comunque le telefonate di emergenza si fanno anche senza conoscere il PIN, però io trovo particolare il fatto che chi ha usato quel telefono ha cercato di inserire il PIN. A quale scopo? Se non lo conosceva il PIN, Esatto. meglio non rischiare di bloccare il telefono. Invece ha continuato a inserire questo PIN più volte fino a che poi il telefono si è bloccato. Cioè, cosa gli serviva a aprire il telefono? Era più necessario continuare a chiedere soccorso più Assolutamente, assolutamente sì. che aprire il telefono. A questo punto sono stati allertati tutti, sono arrivati i familiari delle due ragazze e viene messa una taglia a chi ritrova queste ragazze. Vengono usati cani molecolari, gli elicotteri. Purtroppo però è una boscaglia, la vegetazione è molto fitta. Con gli elicotteri è davvero difficile riuscire a rintracciare le ragazze, però fanno tutti i tentativi possibili di questo mondo. Praticamente si calcola che le ragazze, o almeno una delle due, è rimasta in vita per 10 giorni. Passati i 10 giorni non si hanno più segnali dai loro cellulari. Viene controllato tutto, qualunque luogo di questo posto, ma nessuno riesce a rintracciare le ragazze. Diciamo, ecco, una volta finiti, già passano dei mesi, delle ragazze non si hanno più notizie. L'ultimo tentativo mi sembra che viene fatto il 13 aprile. No, viene fatto come ho detto prima, Sì. il 5 aprile, però il 13 aprile vengono sospese le ricerche. E questo con grande dispiacere da parte dei familiari delle due ragazze. Il 16 maggio c'è una telefonata anonima che segnala la presenza di due scheletri nella giungla.
In località La Calebra, La Calebra, sì, La Calebra, spero di averlo detto bene. Quindi gli inquirenti si precipitano in questo luogo, ma non troveranno nessuno scheletro in questo punto. Il 27 maggio arriveranno anche cani molecolari dall'Olanda, ma nonostante l'uso di questi cani per 9 giorni, delle ragazze non si avrà nessuna traccia. La prima traccia delle ragazze avverrà il 14 giugno, ci sarà il 14 giugno, quando una signora troverà lo zaino delle due ragazze. La signora giura che anche il giorno prima era stato in quel luogo e lo zaino non c'era. Trova questo zaino, nello zaino stranamente pulito, trovano dentro i cellulari delle due ragazze, la bottiglietta d'acqua vuota, due reggiseni e la macchina fotografica delle ragazze. Ma tutto è asciutto, tutto è pulito. E consideriamo che lì era il periodo delle piogge frequenti e in quei giorni aveva piovuto moltissimo nei giorni della sparizione delle due ragazze. Eppure tutto risulta per pulito. Ci sono anche dentro 83 dollari e due occhiali da sole. Dalla macchina fotografica, naturalmente la prima cosa che si controllano oltre ai cellulari è la macchina fotografica. E risulteranno molte foto che le ragazze hanno fatto, circa 500 foto in tutto. Molto interessante è il giorno 8 aprile, perché in quel giorno le due ragazze hanno scattato 90 foto. Molte di esse sono strane. O riprendono il cielo, o riprendono il terreno, riprendono, certo gli inquirenti non li hanno fatte vedere tutte queste foto, però sono molto particolari. Solo in una si vede il profilo sfocato di una delle due ragazze. Le altre sembrano tutte fatte o sul terreno o in alto. Si è supposto che magari le ragazze avessero sentito l'arrivo degli elicotteri. E quindi con il flash possono aver Sì, pensato. di segnalare la loro presenza. Sì, probabile. E invece quando hanno fatto le foto al terreno, forse volevano spaventare degli animali, perché ricordiamo che sono in mezzo alla foresta, di notte al buio, quindi assolutamente buio, quindi il vero buio, senza possibilità di vedere nulla. Quindi immagino la paura di queste due ragazze di essere attaccate da qualche animale Sì, feroce. infatti. Oppure la luce del flash può essere servita per spaventare degli animali, per farli fuggire o per guardare il terreno. Certo, credo che con il flash non si riesca a vedere bene il terreno. Comunque hanno fatto queste foto che secondo me non sono foto, sono state usate per usare il flash, Sì, secondo e me. tu avvali questa tesi? Sì, per me sì, anche per togliere un po' di buio che avevano intorno. Io immagino veramente sono trovati in una situazione terrificante, pure per capire cosa c'era intorno a loro. Che non credo che abbiano dormito molto in quei giorni, poverine. Specie di notte, avranno dormito forse di giorno per riposare. A che si siano realmente perse? Non lo so, sembra strano perché la guida li ha fatti tutti i percorsi. È strano, diciamo, loro sono esperti del posto. A me risulta strano che non le abbiano, che non siano riuscite a trovarle. Poi bisogna vedere quanto fosse grande questa foresta. Da alcune foto che verranno poi estrapolate dalla macchina fotografica, effettivamente hanno dedotto che hanno perso l'orientamento, in effetti si sono molto allontanate dal percorso che dovevano fare. Quindi è possibile che le due ragazze si siano perse, però che in tutti quei giorni non siano riuscite a uscire dalla foresta non mi suona molto. Non credo che fosse la foresta amazzonica, voglio Scusami, dire. ma sento anche dei rumori sotto, c'è un cane anche da te?
Sì, è il vicino di casa. Ah, ok. No, Che non mi dà sulle assolutamente strade. fastidio, anzi. Inoltre furono ritrovati dei pantaloncini che indossava una delle due ragazze. La leggenda vuole che fossero poggiati su una roccia, piegati bene, eccetera, ma in realtà no, non è così. Erano buttati sulla roccia e non piegati bene. Diciamo, sono perplessa su questo, perché è vero che quella era una foresta ed è facile perdersi, ma i giorni passati sono stati tanti. Secondo me una via d'uscita l'avrebbero trovata, anche non conoscendo il luogo. Invece pare di no. Tanto è vero che qualche giorno dopo il ritrovamento dello zaino, cominciano a spuntare le ossa, di queste Sì, ragazze. esatto. Cosa particolare che Sembra quasi fatta apposta, eh. esatto, che queste ossa vengano ritrovate dalla popolazione locale. Nonostante largo impiego di forze di soccorso, di cani molecolari, loro non hanno trovato nulla. Lo zaino viene trovato da una signora del luogo, il pantaloncino lo stesso. Le ossa, da varie persone, ma tutte persone del luogo. Tra l'altro, dove vengono trovate le ossa, che è vicino al fiume, il luogo non è lontano dal villaggio, dal primo villaggio possibile. Questo mi fa pensare che le ragazze erano vicine a uscire dalla foresta. Quindi non mi suona il fatto che non siano riusciti a trovare una via di scampo. Le ossa poi hanno delle particolarità. Viene ritrovato innanzitutto una scarpa con dentro un piede di Luisen, credo fosse, abbastanza conservato. Quindi naturalmente verrà analizzato Certo. questo piede e risulterà che ha un dito rotto, insomma, ci scommetto, insomma, tutti quei giorni in mezzo alla Allora, foresta, qualcosa, poverina. poverine, sì. Quindi la polizia ipotizzerà che una delle due è caduta nel fossato, in un dirupo. Però le altre ossa poi vengono ritrovate lungo questo fiume, ma pezzi di ossa. Già questo mi suona strano, perché ritrovi il Sì, cadavere, vabbè, certo, ma pezzi invece d'osso. dei pezzi di ossa, e quasi tutti la parte bassa del corpo, quindi gambe e bacino, non altro. Non viene ritrovato il cranio, non vengono ritrovate le braccia, solo la parte inferiore del corpo di entrambe le ragazze. Solo, credo sia Chris. Tutto ciò che riguarda Chris è formato da ossa pulite, sbiancate, come se fossero state esposte al sole per molti anni. E invece quello che riguarda l'altra ragazza sembra più fresco, con anche dei lembi di pelle attaccata, della carne attaccata a queste ossa. E questo è molto difficile che sia potuto accadere, perché i corpi dovevano essere conservati allo stesso punto. Certo. Specie le ossa sbiancate sono molto strane, perché diciamo, per far sì che accada questo, devono essere esposte per molto tempo al sole, alle intemperie, oppure bruciate. Le ossa di quel modo, in così breve tempo, sembrano come se siano state bruciate, in realtà, per ottenere questo sbiancamento, questa pulizia dell'osso. Invece l'altra non ha questo tipo di lavorazione, diciamo così, e sembra molto, molto strano anche questa situazione. Certo. Comunque vengono analizzati, ma sono resti, non si riesce a capire bene come e quando sono morte queste due ragazze. Io così a naso ho ipotizzato che in realtà le due ragazze sì, si siano perse, però abbiano poi fatto un brutto incontro.
probabile che qualcosa che siano state uccise. Io la Sì. butto lì, per me sono state uccise le due ragazze. Poi, saputo che c'era una ricompensa, hanno cercato di prendersi quella ricompensa e quindi hanno fatto ritrovare i resti di queste due ragazze. Una probabilmente era già stata avviata ad un forno per essere cremata, per eliminare ogni traccia della sua presenza, e l'altra forse ancora no. E quindi questa è la differenza che si nota tra i resti delle due ragazze. Io ho fatto questa ipotesi. Per me, per quanto le ragazze possano essersi perse, perché in un luogo che non si conosce, così fitto, una vegetazione così fitta, Sì, la foresta pluviale quella, eh. quindi possono sì, essersi trovate in difficoltà e aver perso l'orientamento. Però che dopo tutti quei giorni non siano riuscite ad uscire da quella foresta, lo trovo difficile, anche perché, ripeto, i resti sono stati trovati vicino al villaggio. Esatto. Quindi o sono state particolarmente sfortunate da morire quando erano praticamente vicine alla salvezza, o Certo. le è successo dell'altro, perché soprattutto il modo in cui sono stati ritrovati i resti resta sospetto, anche perché vicino al fiume, il fiume spezza le ossa, non lo so che tipo di fiume. Tu sei convinta che siano stati quelli degli abitanti del luogo, vero? Sì, e sono convinta Per anche qua. Ah. che il PIN, in realtà, quando viene inserito il PIN, non è inserito da una delle due ragazze sopravvissute, perché si è ipotizzato che la proprietaria del cellulare sia morta e l'altra ragazza abbia provato a inserire il PIN. Però, ripeto, non vedo qual era il motivo di inserire questo PIN se non lo conosci. A me mi fa pensare invece che quel PIN sia cercato di inserirlo da parte di qualcuno che abbia incontrato le ragazze, gli abitanti forse della zona, i nativi della foresta. Sì, ma la motivazione, il movente. Probabilmente non conoscevano l'uso di questi cellulari, io parlo dei nativi, e quindi affascinati da questi sistemi tecnologici, Sì. abbiano una persona, due, hanno cercato di aprirlo, di vederlo come funziona, e quindi hanno inserito questi numeri sbagliando più volte il PIN. Forse le ragazze erano già morte. E quindi hanno voluto usare la tecnologia, così come le foto, può darsi il flash che viene Certo. usato, può essere stato usato da una persona che non aveva mai visto un attrezzo di quel genere, quindi l'ha fatto funzionare, ha fatto tutte quelle foto il giorno 8 aprile. Magari le ragazze erano già morte entrambe. Certo. Oppure le hanno fatto del male, quindi le hanno trovate e loro, magari le due ragazze si sono sentite al sicuro e invece poi hanno trovato la morte in altro modo. Perché io non riesco a spiegarmi la diversa situazione in cui si sono trovati i resti di queste due ragazze. È vero che una probabilmente può essere morta prima e una dopo. Però lo sbiancamento di quelle ossa è assolutamente impossibile. In una foresta Sì. dove c'è del terreno, dove è piovuto, le ossa sono pulite, specie quelle sbiancate, sono pulite, l'osso è poroso, avrebbe assorbito l'umidità di quel luogo. Certo. E invece non è così, sembrano veramente ossa bruciate, cotte. Diventate così bianche proprio per la cottura che hanno avuto. Non so, io trovo difficile che le due ragazze non abbiano trovato una via d'uscita. Per me, in tutti quei giorni l'avrebbero trovata la via d'uscita. Probabilmente l'hanno trovata. Poi chissà Che hanno incontrato. chi hanno incontrato e in che situazione si sono venute a trovare.
Trovo anche facile che delle persone del luogo che non conoscessero queste attrezzature tecnologiche si siano interessate a loro facendo questi flash Certo. oppure cercando di aprire il cellulare che era l'unico con la batteria ancora attivo, mentre l'altro cellulare ormai era morto, quindi per forza usando quel cellulare hanno cercato di mettere dei numeri per aprirlo. Anche senza rendersi conto che dovevano mettere dei numeri, magari hanno messo delle vocali, hanno provato in qualche modo ad aprire. Certo. Perché per le due ragazze non era necessario aprire il cellulare, in effetti, a loro era necessario trovare un punto dove ci fosse campo per chiedere aiuto e lo potevano fare senza aprire il cellulare, ma solo con la chiamata Certo, solo di facendo il emergenza. 911, loro hanno chiamato anche il 911, perché Sì. mi pare su internet ci sia proprio, diciamo, aspetta, vediamo un po' se ho detto una cosa per un'altra. No, c'è su Wikipedia non so se tu l'hai visto, sicuramente sì, c'è lo schema delle chiamate fatte con l'orario dei loro telefonini. Una aveva l'iPhone 4, mi pare, l'altra è il Samsung Galaxy S3. Sì. S3. Sì, infatti, poi più o meno chiamano sempre alla stessa ora. Sì. Una fanno di solito una telefonata la mattina e una telefonata intorno all'una, all'una e mezzo. Secondo me lo fanno per cercare di risparmiare il più possibile la batteria. Intelligentemente fanno così. Certo. Però purtroppo non trovano campo, una volta sola, per un secondo trovano il campo, poi non più. Quello era importante quel secondo anche per cercare di localizzarle, però non è bastato evidentemente a localizzare la loro posizione. Hanno continuato ora con un telefono o con un altro per parecchi giorni e secondo me al momento in cui comincia l'inserimento del PIN, lì qualcosa è cambiato. Le due ragazze. Probabilmente sì, probabilmente allora, ad oggi è ancora un caso di, come dire, ancora caso irrisolto, giusto? Non ci sono persone indagate piuttosto che colpevoli per omicidio, eccetera, eccetera. Probabilmente hai ragione tu, cioè sicuramente loro all'inizio si sono perse, perché poi appunto, come dicevi, come hai raccontato fin dall'inizio, io leggevo anche l'altra volta che non era confermato il fatto del cane, però dicono che i proprietari del cane, dove abitavano loro, mi pare, sia tornato il giorno dopo, sia tornato a casa da solo e delle due non sapeva già niente. E secondo me loro hanno trovato le foto, io gli potrei dare anche una spiegazione, cioè secondo me le foto dovrebbero essere fatte a persone che non avevano mai visto una macchina fotografica È quello che volevo dire, esatto, non l'avevano mai vista e quindi e quindi ci hanno, tra virgolette, giocato. Ecco, dico io, giocato per dire, ci hanno fatto le prove, eccetera, eccetera. Si sente il rumore della sedia, vero? Mi hanno brontolato anche il caffè criminale. Saluto Davide e Luca e Matteo. E potrebbe essere qualcuno che ha sicuramente giocato, sicuramente, che può aver giocato con la macchina fotografica e aver scattato tutte quelle fotografie. Ora, intendiamoci bene, 90 foto, se vai in un posto dove non... A parte io sono convinto, spero voi sarete d'accordo con me, che se tu vai, io vedo quelli che vanno a fare le vacanze, fare il film, mettiti così, facciamole così, la vacanza non te la godi nel modo più assoluto. Per andare in vacanza, infatti io a Roma ci sono andato una volta per fare le foto, le cose, poi ci sono tornato senza niente, telefono spento perché volevo vedere Roma, non l'avevo visto. In realtà, allora, però quando tu vai nei luoghi, torniamo all'argomento di cui stavo dicendo prima, quando vai nei luoghi, 90 foto in un luogo, specialmente in una foresta, che puoi fotografare di tutto, non sono nemmeno tantissime, però se poi sono a terra o nel cielo, ti lascia un po' pensare questa cosa, no? Nel senso, potrebbe essere loro per quale motivo? Il fatto di spaventare gli animali a terra, io naturalmente è solo il mio mero pensiero, la vedo un po' fantasiosa. Il fatto di fare dei flash in aria per i soccorsi, allora questo è già questo mi torna di più. Rispetto al fatto di fare foto a terra, non tanto, però insomma.
Questo potrebbe essere una delle spiegazioni. Che sia stato il allora, che siano state attaccate a qualcosa, da qualche animale? Può essere, però, sempre dalle analisi che poi hanno fatto sui resti, non risultano morsi sulle ossa, ritrovate. Ci dovevano essere dei segni di denti, di qualcosa, se li ha attaccati qualche animale. Ah, ok. Anche io penso che il flash probabilmente in alto sia stato fatto perché avranno sentito qualche elicottero, perché Sì, sono state sicuramente. cercate, assolutamente sì, sono state cercate, quindi può essere. Sì, che siano state cercate è un fatto inoppugnabile. No, no, non volevo dire questo. Volevo dire che probabilmente, ora tu mi dici che è stata fatta poi l'autopsia, non è No, uscito niente. Non è uscito niente fuori, qualcosa deve essere successo perché loro non avevano alcuna intenzione di suicidarsi, anzi, erano andati a Panama per studiare la lingua, giusto? assolutamente. Loro volevano passare una bella vacanza, imparare la lingua, essere d'aiuto alla popolazione locale, ai bambini. Esatto, esatto. Avevano anche uno scopo, un bello scopo, insomma, che gli faceva onore questo. Ma di suicidarsi no, assolutamente. Certo fa pensare pure il piede che ha comunque una frattura al dito. Ora non so se l'alluce o quale dito. Può essere che la ragazza se lo sia procurato perché tutti quei giorni in mezzo alla foresta è facile inciampare. Però per gli inquirenti, secondo loro la ragazza è caduta in un burrone perché poi c'era, un burrone in quei posti, e l'altra quindi sia rimasta in vita e sia stata lei a mettere il PIN, nel telefono dell'amica, non conoscendo, il PIN giusto. Per gli inquirenti si è trattato di un incidente, insomma, la prima è Sì, morta, che sono cadendo. cadute in un burrone, giusto? Perché sono entrati i pantaloncini su un picco Sì, di roccia, giusto? esatto, sì. E l'altra sia morta di stenti, cercando di aiutare l'amica. Povere figliole. Certo, una bella morte non devono averla fatta, sicuramente, poverine. Però a me mi fa pensare questo modo di usare la macchina fotografica, ma lo stesso telefono, proprio il PIN, perché fino ad allora non avevano pensato ad aprire il telefono con il PIN, hanno pensato solo a chiamare i soccorsi, Sì, come logico che che fosse. fosse, certo. Invece improvvisamente cominciano, c'è cioè una delle due o chi per loro cominciano a inserire questo PIN. Che in realtà quale aiuto avrebbe potuto dare aprire il telefono? Volevano chiamare la Certo. mamma? Se non c'è campo non puoi chiamare manco la mamma, quindi era più necessario conservare la batteria per chiedere aiuto, cercare un punto dove il telefono potesse prendere e mandare un segnale Certo, assolutamente sì. della posizione. Non mi sembra logico aprire il telefono. Questo mi fa pensare a quello che dicevi tu, che magari sia il telefono che la macchina fotografica siano finiti in mano a persone che non conoscevano assolutamente questa tecnologia e quindi ci hanno un po' giocato Sì. sopra, Sì, non sapendo bene cosa fosse. Gli abitanti del luogo, non so come chiamarli, se indigeni o che nome hanno per gli abitanti di Panama, diciamo quelli Gli originari. abitanti di Panama, se non sbaglio, sono palamensi. Sì, ma diciamo se sono indigeni quelli che abitano nelle foreste, non ricordo che nome hanno. Ci Ah, sono gli ok, no, che sono. aborigeni Sì, in che sono. Australia, non so precisamente come vengono Che appellati gli secondo abitanti. te sono state, Sì. diciamo, uccise dalla popolazione locale della giungla? Può essere che è capitato, che sono capitati in mani sbagliate e forse volevano far sparire il corpo bruciandolo. Per cui questo spiegherebbe le ossa così pulite di una delle due. Poi, capito, saputo, venuto a conoscenza che c'era una taglia per chi facesse ritrovare le ragazze, hanno pensato magari di far ritrovare i resti sperando di avere questa taglia. Ora io non so se le varie persone che hanno raccolto i resti delle due ragazze abbiano avuto
questa taglia oppure no, ma credo di no, perché forse la taglia era per chi le facesse trovare vive, probabilmente. Vabbè, sicuramente. Chiese indicazioni. No, ma a volte vengono date, viene data anche un premio a chi dà una taglia, io non la chiamerei tanto taglia, diciamo, una ricompensa, ecco, una ricompensa, Ricompensa, sì. una taglia. Taglia si usava prima quando una persona era ricercata, c'è una taglia sulla sua testa, no? Sì, più una ricompensa, sì. È una ricompensa come il papà di Potenzoni ha messo tipo 30.000 euro per chi dà notizie fondamentali per la ricerca del figlio Luca. Quindi boh, credo che poi. Non lo so. Gli arbori, perdonami, no? Allora, noi stiamo parlando di persone che abitano nella foresta, no? Ma cosa facessero dei soldi? Nulla. Infatti i soldi sono stati ritrovati. Ah, No, quelli che che tenevano la ragazza, sì, sono stati sì, ritrovati. 83 dollari. Sì, no, ma assolutamente. Ma se avessero messo una taglia, tu hai ipotizzato che magari sono state fatte i tuoi resti per prendere un'eventuale ricompensa, perdonatemi. Ma se l'avessero fatta apposta gli aborigeni non sono quelli sono gli australiani. Vabbè, insomma, poi se ce lo ricordiamo, se ce lo ricorderemo, lo diremo. Per quale motivo una popolazione indigena dovrebbe ricevere una ricompensa? Questo è vero, forse non ne No, capiremo però mai. non lo so, esatto, no, magari sbaglio io, cioè, ma secondo me no, non torna molto. Ma... Però è anche vero che la ricompensa era di 2.500 dollari, Sì. che per gli abitanti comunque del posto è una cifra Abbastanza, sì. notevole. Quindi magari non si tratta degli abitanti della foresta, ma di persone vicine al villaggio. Che comunque avevano come dire, avevano il valore del denaro, insomma. Sì, perché può darsi che sia il cellulare che la fotocamera, che la macchina fotografica sia finita in mano a qualcuno che non ne conoscesse il Sì. funzionamento, ma magari le ragazze siano state prese da qualcun altro. Magari loro hanno pensato di aver trovato, diciamo, la salvezza, invece. Poverine, sono cadute dalla padella alla brace, ma è Sì. un'ipotesi che faccio perché mi sembra strano questa diversità nella conservazione dei resti di queste due povere ragazze. È davvero molto strano. Sembra già troppo consumato il corpo. Sì, ma infatti, cioè, non, vabbè, si lascia lo spazio naturalmente alla fantasia. Possiamo dire tutto quello che ti pare, insomma, sta di fatto che nemmeno la polizia in loco è riuscita a dare una sorta di spiegazione. Cioè, sì, loro hanno detto che hanno avuto un incidente Sì, e per loro. che uno è morta, che uno è cascato in un burrone e l'altra è morta lì per aiutarla, è morta poi di stenti. Ma a prescindere, allora, non sarebbero dovute morire a prescindere da tutto. Ma insomma, è molto più probabile che abbiano incontrato, secondo me, un animale o un animale inteso anche come persona che gli possa aver fatto del male. Ecco, questo è. Tra l'altro, ad oggi questo caso è ancora irrisolto. Va bene, quindi che dire? Vediamo un po' se col tempo riusciranno a dirci qualcosa. Franca, io direi che un po' è passato. In realtà, se ti va, volevo parlare anche un quarto d'ora, 20 minuti, se vuoi, delle chef. Sì, se vuoi. Se ti va, se ti va. Sì, come no, Tanto certo. no, davanti a voi ragazzi non lo può dire. Non Sì, potrebbe dire no, non mi va. In realtà ha detto no, non mi va, non mi rompe le scatole. Io ho dovuto tagliarlo il pezzo e poi l'ho modificato dove lei dice sì. A parte gli scherzi, non ho tagliato niente. Allora, la storia di Alessia e Livia Shep, le due gemelline rapite dal papà ingegnere, mai più ritrovate. Mi hanno chiesto, secondo te, che fine hanno fatto? Naturalmente per me sono morte. Vedremo. Franca, vuoi raccontare per favore? Le due bambine, ce le ricordiamo tutte sicuramente. Sì. Avevano 6 anni quando scompaiono. Si chiamano Alessia e Livia Shep, scusate. Sono figlie di
Michael, non mi ricordo come si chiama lui. Ah, te lo dico io. Mattias Shep e Irina Lucidi. Loro due, Irina e Mattias, si conoscono al lavoro, sono entrati. Irina Lucidi. Irina Lucidi, sì, e Mattias Shep. Si conoscono al lavoro, loro lavorano entrambi per come si chiama la. Oddio, non mi vengono i nomi questa sera. Lei, Irina, è un avvocato, Sì. È un mentre Mattias ingegnere. è un ingegnere, sì. Lavorano insieme e si conoscono. In linea di massima possiamo dire che le due bambine arrivano un po' inaspettate Sì. nella coppia. Si conoscono da poco, non vivono ancora insieme. Però questo naturalmente fa accelerare le cose e i due si sposano. 3 mesi dopo nascono Alessia e Livia. A questo punto cominciano ad esserci dei problemi fra la coppia, fra i due. In realtà loro si erano conosciuti da poco, per poco tempo. Probabilmente Irina non aveva capito bene quali fossero le idee di Mattias. Lui era un tipo un po', come posso dire, un po' Lo strano. più che strano, un po' estremo nelle sue idee. Per esempio, il latte la mattina, dove bisognava prima mettere i cereali e dopo il latte, non il contrario. Oppure quando si entrava in casa bisognava chiudere prima la porta e poi accendere la luce. Aveva queste manie che poneva in maniera estrema un po' a tutta la famiglia. Il loro matrimonio dura circa 6 anni, a questo punto si separano. Lui non la prende bene, non è contento di questa separazione, ma a questo punto Irina si impone, lei praticamente che vuole la separazione dal marito e la impone. Per cui cominciano un po' a gestire le bambine un po' per uno, come Una, fanno tutte le le coppie altre. separate, Sì. Quindi fine settimana le bambine vengono consegnate al papà. In realtà lui avrebbe dovuto riportarle dalla madre la domenica sera, ma a un certo punto manda un messaggio a Irina e gli dice: le porto io le bambine a scuola sì. domani. E lei gli dice: portale alle 7. Lui risponde: le bambine hanno bisogno di me. Irina, secondo me, a questo punto già capisce che qualcosa non va. E comunque spera che la cosa si risolva al più presto. Alle 19:30, infatti, Irina, probabilmente preoccupata per il messaggio che gli aveva mandato lui, gli scrive un altro messaggio. E gli dice: la prossima volta dobbiamo organizzarci meglio. Ma in realtà Mattias non risponde a quel messaggio perché è già in viaggio. Ha staccato il telefono e Irina a questo punto se ne accorge. E in realtà va subito dalla polizia locale, che un pochino sottovaluta la situazione. In realtà siamo in Svizzera, in realtà la polizia gli dice: sia tranquilla, non può aver fatto nulla alle sue bambine, gliele riconsegnerà, perché poi lui Certo. è svizzero, non è italiano. Ecco, questa più o meno volevano intendere: se fosse stato italiano c'era da preoccuparsi che poteva portare via le Sì. bambine, ma lui è uno svizzero, è sicuramente più corretto, era questo il senso. Infatti, si è visto alla fine. No, io in realtà, mentre tu stavi raccontando così bene come sempre, ho letto della lettera che lui ha mandato, che lui ha fatto trovare in casa, mi pare, no? No, gliel'ha Dove chiamato. gliel'ha inviata, dove lei dice, dove lui dice, perdonatemi, le uccise, scrive una lettera all'ex Irina Lucidi, le bambine riposano in pace, non hanno sofferto, non le rivedrai più. Questa Esatto. cosa mi ha messo ansia, te lo dico, mi ha messo ansia perché sono 12, nel 2011 è accaduta questa cosa, quindi nel 2011, 21, 12 anni. In effetti non le ha riviste più le bambine. Sono 12 anni. Lui infatti poi
da quel messaggio che ho detto prima, no? In cui dice le bambine hanno bisogno di me, lui in effetti inizia un viaggio che sembra non avere senso Sì. in realtà, però forse lo ha perché sono tutti luoghi che ha frequentato con Irina per le vacanze estive. Va vicino Lione nel porto e riprende, arriva fino a Marsiglia, il giorno dopo è a Marsiglia dove lo riprendono le telecamere. E a Marsiglia, in vari sportelli bancomat, ritira circa 7.500 euro. Scrive subito una cartolina a Irina in cui c'è scritto: Non riesco a vivere senza di te. La spedisce. Sì. Naturalmente, gli arriverà subito, gli arriverà dopo qualche giorno. Acquista 3 biglietti per la Corsica. Questo fa pensare che con lui ci siano le bambine, però in realtà viene ripreso dalle telecamere da solo. Però prende 3 biglietti per la Corsica, quindi si reca il 1 febbraio a Propiano e con lei ha le bambine. Alcuni viaggiatori testimonieranno che lui ha le bambine con sé. Però a Propiano lo vedono con una donna bionda, no, lo vedono a Nacos con una donna bionda e con lui ci sono le bambine. Alle 9:30 di mattina lo vedono. Con la sua Audi, lui ha un'Audi nera, si reca a Bastia e prende un traghetto, torna in Francia a Tolone. Però qui, per andare a Tolone, acquista un solo biglietto. Il 2 febbraio passa la frontiera a Ventimiglia. Il 3 febbraio è a Preti sul Mare ad Amalfi, pranza in un ristorante da solo. E poi si reca a Cerignola. Qualche ora dopo è a Cerignola dove si toglierà la vita. Prima però prende delle buste di lettera e inserisce circa 6.000 euro che spedisce di nuovo a Irina. E quindi quella lettera a cui facevi cenno. Scrive quella lettera, le bambine riposano in pace, non hanno sofferto, non le rivedrai mai più. E alle 22:47 si suicida lanciandosi sotto il treno a Cerignola. Ci sono poi vari avvistamenti, non so se è il caso di parlarne, però la certezza si ha che le bambine sono vive la domenica quando le consegna a una vicina di casa e lui sparisce per 2 ore. Lì siamo certi che le bambine sono vive. In casa vengono ritrovati degli scarponi infangati, quindi si suppone che lui sia andato in un luogo dove ci fosse terra bagnata, probabilmente si è supposto, poi bisogna vedere se è così, dove ha scavato la fossa per le bambine, così si è pensato. E infatti ci sarà poi un uomo che lo vede trascinare, dice che è lui, trascinare un grosso trolley in un bosco. Non lontano da casa sua, da casa della Shep, che porta fino a un lago. In casa, infatti, mancherà il trolley, un trolley manca. Oppure si ipotizza anche che il trolley lo abbia portato con sé per metterci le bambine quando è in mare, verso la Corsica. E poi c'è l'avvistamento della donna bionda. Diciamo, i più ottimisti hanno pensato che questa donna bionda fosse una persona che si occupa delle adozioni non regolari e che quindi Shep possa aver consegnato le sue bambine a questa donna per farle dare in adozione. Io dico che la stessa Irina, in un'intervista, ricordo il viso che la sua espressione quando si parlava di Mattias, e lei diceva: Io non avrei mai creduto che fosse capace di fare questo, non solo di suicidarsi, ma anche di far sparire le bambine. Se me lo avessero detto, avrei detto: No, Mattias non può essere, perché voleva talmente bene alle sue bambine che non può averle fatto del male. E quindi molti hanno pensato che non volendo far del male alle bambine potesse averle date in A adozione qualcuno. a qualcuno. Io credo che comunque anche in questo caso non vuol dire voler bene alle bambine.
perché quelle sono adozioni non convenzionali, non è come nelle adozioni ufficiali dove i genitori adottivi vengono controllati, direi sezionati dagli psicologi prima di consegnargli un bambino, perché vogliono essere ben sicuri che il bambino... C'è l'altro. Sì, esatto. Quindi invece tu consegni le tue bambine, a cui dovresti volere il bene di tutto il mondo, a un'estranea e non sai che fine gli farà fare a queste bambine, se effettivamente le darai in adozione, se verranno usate in altro modo. Quindi anche in questo caso, secondo me, non è un segno che lui volesse bene alle bambine. Infatti la storia inizia, Irina poi l'ho raccontato in seguito, che quando lei comunica a Mattias di essere incinta, lui in realtà non è proprio così contento. Per un po' di tempo è un po' scioccato dalla notizia. Poi con la nascita delle bambine si mostrerà molto, molto attento, molto... Certo. Però io tutta questa bontà verso le bambine non la vedo. Innanzitutto penso che lui sicuramente volesse vendicarsi della moglie e pur di vendicarsi di lei è riuscito a sacrificare le due bambine. Io spero di cuore che le due bambine siano ancora vive, ma ritengo la cosa molto, molto improbabile. È la speranza di tutte, di tutti noi che siano ancora vive, ma è difficile, veramente difficile. Io credo che lui abbia attuato dei depistaggi fin dall'inizio, perché in casa sua ritrovano due bicchieri con dentro del sonnifero. Secondo me è un depistaggio, non ha dato quel sonnifero alle bambine, secondo me. Come può essere un depistaggio gli stivali infangati? Certo. Come è un depistaggio i tre biglietti acquistati e poi l'uno acquistato per far credere che le bambine le ha portate in Corsica. Secondo me sono tutti depistaggi. Lui aveva un piano ben preciso nella testa e le bambine purtroppo ne hanno pagato le conseguenze. Negli ultimi tempi c'è stato l'avvistamento di due ragazze in Polonia, credo, che somigliano molto all'invecchiamento che è stato Sì, è fatto. stato fatto l'invecchiamento, che tra l'altro di questo invecchiamento dicono, aspetta, che vediamo se lo trovo perché era una considerazione molto bella secondo me. Allora, no, non lo trovo. Allora, ci dice appunto che il processo di invecchiamento delle immagini non è una scienza esatta, ma un'interpretazione. Quindi anche qui bisogna stare molto attenti. Ora io non so, ma Matteo Messina Denaro, per esempio, era uguale. Era uguale, no? Nel senso, però non sempre, come dire, bisogna stare attenti, insomma, a prendere in considerazione l'invecchiamento. Bernardo Provenzano non ci assomigliava a niente. Quindi anche lì bisogna stare un po' attenti. No, no, volevo fare questo inciso, scusami. Sì, però poi hanno fatto l'esame del DNA a queste ragazze e non sono Alessia e Livia, non sono loro. Io ritengo quest'uomo veramente diabolico, perché ci sono stati casi purtroppo di uomini che hanno ucciso i figli per far Alle dispetto moglie. alla compagna, o la moglie addirittura, che ha ucciso i propri figli per far dispetto al marito. Ci sono stati altri casi, ma quest'uomo ha scelto veramente un castigo, se vogliamo chiamarlo, tra Sì. virgolette, per sua moglie è davvero, davvero incredibile. E io non credo solo che lui fosse arrabbiato con lei per la separazione. Secondo me aveva un odio verso sua moglie ancora più profondo. E secondo me inizia dal fatto che Irina nella sua carriera lavorativa, in quei 6 anni in cui è stato sposato con lui, ha avuto dei grandi avanzamenti. Lei è una donna di grande successo. La Philips Morris è l'azienda per cui Ah, lavora, ok. che non mi veniva prima. Lei ha avuto degli avanzamenti di carriera notevole. Lui invece è rimasto uguale.
sempre un ottimo lavoro anche il suo, sempre Certo. pagato, però secondo me è subentrato in lui anche l'invidia delle capacità di sua moglie, invece di essere contento che sua moglie ha delle grandi capacità, per lui è stato un sentirsi umiliato dalle sue capacità, cosa incredibile, uno dovrebbe essere contento dei successi dell'altro o dei figli o del compagno, della compagna. Certo. E quindi qualcosa di malato nella sua testa senz'altro c'era. E per punirla, ha pensato a questo castigo che credo che sia unico al mondo, Sì. un evento del genere, credo che non sia mai verificato. Far sparire le figlie e far restare il coniuge nell'incertezza di saperle vive, morte, per sempre. Glielo ha scritto e finora così ci è riuscito a fare questo. Una cosa mi chiedo, la famiglia di Mattias. Come ha vissuto e come sta vivendo questa cosa? Perché queste bambine mancheranno anche a loro, ai nonni, agli zii, ai parenti tutti. E quindi, come mancano alla famiglia di Irina, mancano anche alla famiglia di Mattias, Eh però beh, sì. non si hanno notizie del loro comportamento nei confronti di quello che ha fatto Mattias. Altra cosa che all'inizio non si capiva bene. È il viaggio strano che ha fatto. Secondo me sì, ha ripercorso un po' le città in cui ha avuto bei momenti con sua moglie, ma secondo me lo ha fatto per depistare. Secondo me le bambine, dopo le 13:30, credo che le consegna alla vicina di casa, da quel momento spariscono le bambine. E secondo me spariscono nei dintorni di casa. Sicuramente avranno scavato, avranno guardato, ma secondo me non sono lontane dalla casa di Skep le bambine. Secondo me le bambine in effetti non si vedono mai. Sì, ci sono i testimoni, ma Sì. non possiamo essere certi, e chiaramente buona fede queste persone, che effettivamente abbiano visto le bambine. L'unica certezza è alle 13:30, quando le bambine vengono consegnate alla vicina di casa. Sì. Da quel momento non si ha più certezza delle bambine. Per me, lui quando va a ritirare i soldi a Marsiglia è solo. Viene ripreso chiaramente da più telecamere dei vari bancomat dove si reca, ed è solo. Dove le ha lasciate le bambine? Lui già non le ha le bambine con sé. Se le ha i cadaveri nel portabagaglio, ma io penso che non le ha con sé. Le bambine e fa 3 biglietti proprio per simulare, per far pensare che le bambine le abbia portate con sé in Corsica. Per me neanche in Corsica le ha portate. Per me le bambine sono vicine al luogo dove abita, Perché quindi sono state uccise, sì. penso di sì, con larga probabilità sono state uccise, e secondo me il testimone che vede portare il trolley in quel lago, secondo me Sì, dentro i Ah, trolley c'erano le bambine. sì, è probabile, però hanno guardato pure lì, sono andati a Ah, vedere. ma certo. Quello che non si giustifica, non si può giustificare, è l'atteggiamento della polizia svizzera, perché Irina ha avvisato subito che c'era qualcosa che non andava. Hanno usato il problema da subito perché probabilmente aveva visto l'atteggiamento del marito negli ultimi tempi. Non pensava che potesse fare del male alle bambine, questo no. Magari Sì. Certo. poteva fuggire insieme a loro, ma non che potesse fargli del male. È avvisato subito. In realtà, la polizia svizzera, si mette in funzione quando trovano il corpo di Mattias, ed è passato troppo tempo ed è davvero troppo tardi. Sì. Sì. Anche noi in Italia abbiamo saputo poi della vicenda una volta che a Cerignola c'è stato poi il Sì, suicidio di Mattias. di Mattias. Magari se al momento in cui Irina avvisa, probabilmente dovevano partire subito le indagini, probabilmente si era in tempo ancora ad arrivare a Marsiglia prima che si imbarcasse e magari fermarlo e capire dove erano le bambine. Sì, anch'io sono propenso che sia successo qualcosa di brutto, non...
Sono passati 11 Dispiace. anni. Quando spariscono, purtroppo, ci stanno sempre il discorso Denis Bivitone. Io auguro veramente a tutti quanti di ritrovarli. Denis Bivitone, Andrea Celentano, Le Shep, Gravina ci insegna, no? Gravina tanto è stato messo in galera il padre che non c'entrava niente e poi sono stati ritrovati morti in quella sorta di stanza sotterranea dove erano caduti, dove, tipo, era una stanza segreta, loro la chiamavano, non è caduti là e non erano più riusciti a risalire sopra e quindi poi morti anche loro di stenti. Povero Poveri bimbi, sì. Io mi un po'. auguro che, non, che siano tutti vivi, però Sì, a quelli di so che Gravina no, nel modo quelli più di assoluto. Gravina sono stati ritrovati, Sì. ma le altre bimbe che avevi nominato, spero tutte che siano vive, però mi dispiace per la signora Irina, ma credo che anche lei, in cuor suo, speri sì, che le bimbe siano ancora vive, le figlie ormai signorine, siano ancora vive, però in cuor suo, secondo me. Anche lei ha molta paura che invece le bimbe non ci siano più in vita. Sì, un po' come se ti ricordi Ciccio e Ettore, ti ricordi? Sì, le due bambine di Gravina, sì. Sì, Ciccio e Ettore, anche loro avevano la madre all'inizio. Fu la madre a accusare il marito? Sì, accusava, la madre accusava il marito, palesemente, ha detto più volte, le ha uccisi lui, insomma, quel povero uomo non solo ha perso i suoi figli, ma è stato accusato Accusato di anche di avergli fatto il male. fare del male dall'ex moglie, e poi i sospetti un pochino su di lui si intensificarono con i servizi televisivi che insomma spingevano verso la sua colpevolezza. In realtà contro di lui c'era ben poco, c'era solo che aveva spento il telefono proprio al momento in cui i bambini spariscono, e alcuni bambini della stessa età dei figli che dichiararono che lo avevano visto caricare i figli in macchina arrabbiatissimo con loro. Lui questo lo ha sempre negato e ha spiegato che il telefono era spento perché era scarico, si era scaricato e lui non se n'era accorto. E quindi si era messo alla ricerca dei figli non pensando al telefono. All'epoca non c'era poi questo uso frequente di telefoni, e tra l'altro i bambini non avevano il cellulare. E lui poi fu imprigionato con l'accusa di averli uccisi. Invece poi si scoprì, grazie a un altro, grazie, diciamo grazie, un altro bambino che finì nella stessa cisterna, e per salvare lui videro i corpi senza vita dei due ragazzini, che Sì. erano lì ormai da 20 mesi, 22 mesi, credo. Franca, vabbè, siamo addirittura d'arrivo. Ti ricordi te il caso? Aspetta, che l'ho segnato qui. Non, di quei due bambini siciliani. Allora, vediamo un po'. Salvatore Colletta e Mariano Farina, te li ricordi? Sì, me li ricordo. Ecco, quelli non si è saputo più niente di loro per tantissimi anni. Poi non so come è andata a finire, perché mi ricordo qualche anno fa che avevano trovato dei corpi, Sì, ma non non erano loro. erano loro, ecco, vedi, non ho seguito. Allora, per quanto io ne so, per quanto ne so, però ancora è un caso irrisolto. Se non sbaglio, un pentito deve aver detto che siccome loro, allora, loro erano andati a giocare, vediamo se mi ricordo bene, in una spiaggia a Castelvetrano, di dove era? Castelvetrano. Sì, Calabria, Cioè, credo. no, 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 Non erano era siciliani, Calabria, siciliani, ah, erano siciliani, siciliani. sì. Aspetta, ora ve lo Sicilia, dico, sì. allora, vediamo un po' se lo ritrovo. Lì che aveva una rossa, allora, Giuseppe Isa, aspetta. Allora, si perse a Casteldaccia, le tracce della Colletta e Mariano Farina, viste l'ultima volta sul lungomare di Contratacelso a Casteldaccia. Lì, in quel tratto di spiaggia dove sono stati visti, c'erano le case di alcuni mafiosi, tra cui la casa di Michele Greco e di Giuseppe Inzerillo. Sì. E molti pensano che praticamente questa, diciamo, che loro siano entrati così per giocare, per curiosità, all'interno di queste case, siano stati trovati appunto da questi mafiosi che gli hanno fatto fare una finaccia. L'ipotesi più accreditata è questa, però ancora non sa nulla. Poi avevano detto che la telefonata era arrivata dicendo che Mariano Farina, quello più piccolo, era negli Stati Uniti. Cioè,
Cioè, tutte, vabbè, sta di Sì. fatto la famiglia ancora dopo tanti anni, dal 92 adesso, 82, è passato 31 anni e ancora non si sa niente. Si sa più niente di loro, sì. Quella è l'ultima ipotesi che è stata fatta, che il Sì. vicino c'era questo mafioso. Può darsi che i bambini abbiano visto qualcosa che non dovevano vedere e Esatto. quindi sono stati fatti fuori. Poi, se si tratta di questo, questi usano l'acido Sì, loro non hanno problemi. Non hanno quindi problemi. No. probabilmente i loro corpi non si ritroveranno mai, poveri bimbi, se è andata in questo modo. Però io spero per Irina che le bambine siano vive, però sono piuttosto pessimista in questo caso, perché nella lettera praticamente glielo dice. Certo, può essere un depistaggio anche la lettera, in effetti, quindi far credere che le bimbe siano Sì, morte. però diciamo che la profezia si sta avverando, se la vogliamo Infatti. chiamare così. Ormai sono passati 11 anni, 11 anni di assoluto silenzio. Però vabbè, io Sì. auguro alla signora di ritrovarle vive e vegete, che siano bene. E un po', no, te ne ricordi, tra l'altro, ora io non mi ricordo come si chiama, non vorrei, aspetta, allora, c'è un film che è interpretato da Terry Manning, che non è un'attrice bella, perché non è bella, ha anche la testa un po' grossa, tipo la mia, però a me piace da morire, che ha fatto il... Tra l'altro, secondo me, ora questo non vuole essere un'offesa, è una donna che gli piace il masochismo, perché fa tutte parti dove le busca, viene trattata male, eccetera, eccetera. In questo caso c'è il lei interpreta una vittima del mostro di Cleveland. Se non l'hai visto il film, guardalo, è molto bello, e parla di una donna che è stata tenuta prigioniera insieme ad altre due, e il figlio poi, a un certo punto, lei aveva un appuntamento per il compleanno del figlio, non si presentò perché appunto fu rapita da questo, e gliela tolsero. Quando lei poi, dopo tanti anni, venne fuori e si scoprì che lei, perché lei era sparita del tutto, cioè nessuno sapeva nulla, era in casa di questo. In America, usano rapire le persone per tanti anni. È una Sì. cosa che accade spesso. E dopo il figlio era stato adottato e lei non lo potette più vedere. Poi dal film si evince che poi, come dire, quella vera, perché può farlo vedere anche quella vera, Tare Manning è l'attrice, si vede che quella vera incontra gli assistenti sociali, eccetera, eccetera. Però anche lì è un caso su mille. E io, quando ci sono dei bambini scomparsi, io non sono molto propenso al ritrovamento, anche se lo spero, glielo auguro, assolutamente. Però beh. Bene, Franca, volevi aggiungere qualcosa? No, che quando poi ci sono questi bambini che spariscono si finisce sempre con la pista degli zingari, la pista nomade. Sì, ma a Pista proposito. che non ha mai portato a nulla e a me mi sembra proprio l'ultima, proprio quando non si sa dove sbattere la testa, allora si tira fuori la pista nomade. In realtà non è mai capitato che dei gruppi etnici nomadi sia venuto fuori un figlio, un bambino rapito che era tenuto da loro, insomma, non è mai capitato. No, ma infatti è un falso mito. Ma perché diamo sempre la colpa agli zingari? Che ne Qualunque fanno cosa. tanti loro. Figurati se vengono a rubare anche noi. No, ma è vero, nel senso, non, poi avranno altre abitudini. Ma perché rispetto alle nostre? Perché incolpare poi sempre gli zingari? Come se loro fossero un popolo che ruba i bambini agli altri e li vende, no? Cosa che non è Infatti, mai. non è mai venuto fuori. No, Può beh. essere anche, però, non ci sono prove che gli zingari abbiano rapito qualche bambino, non loro, insomma, non è mai capitato questo. Però questa pista spunta a ogni sparizione di bambino. È Quando vero, non sì. sanno dove sbattere la testa, allora si fa la pista rom che non Si va a porta. cercare la pista Rom, la pista dei cosi, del traffico di organi, il traffico di bambini, che questo c'è, esiste sicuramente, però si va a cercare sempre un po', a meno che non si voglia vedere, tante persone hanno i figli scomparsi.
Io ora a prescindere, no? Stavo pensando una cosa, che a parte i bambini, ma avere una persona scomparsa in casa e non sapere che fine ha fatto è una cosa bruttissima. Terribile, specie poi se si tratta di un bambino, insomma. Esatto, per la mamma, così io immagino, mi metto nei panni della Mamma mia. mamma di Marisa, della mamma di Cristina Gorinucci, che saluto se dovesse ascoltare la trasmissione, le mando un grande abbraccio, e non sapere che fine c'è. Lei è consapevole che la figlia non ci sia più. Esatto. Però vorrebbe tanto trovare il corpo e sapere cosa è successo con Cioè, precisione. Sì. sapere cosa è successo. Suo marito è morto senza sapere in realtà che cosa è successo alla figlia. Ecco. Deve essere terribile. Passi anni e anni a pensare, secondo me, chissà cosa gli hanno fatto, chissà cosa sta soffrendo, chissà cosa gli stanno facendo in questo momento, se è ancora vivo, se è morto. Sì, è vero, sì, ora sai, io anche di Salvatore Colletta e Mariano Farina ho una certa idea, secondo me non sono certo vivi. Però per la famiglia la speranza, secondo me. Sì, per l'amor di Dio, ma io gli auguro tutto il bene, ci mancherebbe altro, figurati se sono qua, no, a portare come portatore messaggero di cattive notizie. Il problema è che dobbiamo pensare alla radice e pensare, ma due bambini dove possono essere, cioè, possono essere scappati per conto loro? Sì, scappati possono essere, però li Sì, ritrovano. ma Oh, c'è, ma voglio dire, allora, possono essere, allora, tutti Franca, questi anni è impossibile, insomma, che non siano stati messi. possono scappare nel modo più assoluto, però vanno poco lontano, ecco, diciamo. Insomma, Il voglio dire, discorso. insomma, pure minorenni, insomma, vengono cercati in maniera diversa rispetto a una persona maggiorenne. Insomma, due bambini, certo, che sono stati cercati, quindi è Appunto, appunto. difficile. Possono trovare un modo per non farsi trovare mai più, sono troppo grandi. Esatto. Ci sono delle cose che secondo me devono essere prese assolutamente in considerazione. Naturalmente l'inquirente prenderà in considerazione anche questa cosa qua dei bambini, no? È vero, il bambino può scappare, certo che può scappare, però poi lo ritrovi rannicchiato da qualche parte, piagnucolante da un'altra, insomma, in qualche modo, bene o male, lo ritrovi. Quando cominciano a passare 30 anni, ho i miei seri forti dubbi che possa essere successo qualcosa e che molto probabilmente questo bambino non ci sia più. Per te, Franca, allora, a conclusione, no? Cosa pensi che sia successo alle Shep, che l'abbia ucciso il marito, giusto? Purtroppo sì, penso questo, che lui le abbia uccise probabilmente quando è rientrato a casa dopo averle lasciate dalla vicina di casa. Aveva sicuramente preparato un piano dove nasconderle e quindi lascia i due bicchieri con il sonnifero per sviare, le porta da qualche altra parte, Sì. sì. Non lontano da casa, però non le ha addormentate, non so come. Ma ho la sensazione che quello sia un depistaggio, proprio per far pensare che le avesse addormentate. Per me no, le ha uccise in un altro modo. Il caso Shep mi ricorda molto, ora io intanto me lo vado a cercare, mi ricorda molto di quel massacro avvenuto. Aspetta, a Nantes, mi pare si chiami così. Vediamo un po' se vado a cercare. Scusate, un attimino, vediamo se lo trovo. Allora. Mi ricorda pure il caso, non so se ti ricordi, di Tullio Brigida. No, non lo conosco. Lui ha ucciso tutti e tre i suoi figli e per un anno è riuscito a far credere alla polizia, credere fino a un certo punto, forse non ci credevano, ma non sapevano dove cercare questi bambini. Diceva che li aveva consegnati a un parente in Australia. Per un anno sono andati anche in Australia a vedere a questo parente. Invece li aveva uccisi lui e seppelliti qui nelle vicine campagne No, della. io sto parlando del caso del massacro di Nantes, il caso di Dupont de Ligonier. No, non lo Non lo conosco. conosci? Non lo conosci e te lo dico io brevemente, è una famiglia all'apparenza benestante e poi a un certo punto scappano tutti, sembra che loro abbiano lasciato baracca e burattini e siano andati a vivere per una sorta di vincita, non si sa dove.
Sta di fatto che poi sono state fatte delle ricerche e tutti i corpi di tutte le famiglie, ora non so quanti erano, era il capostipite, ok, il capostipite, cioè il capofamiglia, no? Il capostipite con moglie e 3-4 figli, no, allora, con moglie, 1, 2, 3, 4 figli, e i resti dei figli, tutti a pezzetti, sono stati trovati sotto le terrazze in dei sacchi. Lui li ha tutti massacrati e poi li ha uccisi, li ha fatti a pezzi e ha messo in sacco. E lui è scappato e ancora sembrerebbe sia latitante. Un po' come Carretta, no? Anche loro pare che erano andati nei paesi caldi, diciamo, invece li aveva poi uccisi. Sì, ma anche Arretta, sì, poi li aveva uccisi. Per lungo tempo si pensò che erano Ha scappati. ucciso il figlio, Sì. no? Giovanni, Arretta. Non ricordo il nome, comunque 10 anni dopo viene rintracciato uno dei figli e confesserà A Londra era. che li ha uccisi tutti lui, due genitori e un fratello. Sì, che di Carretta, mi ricordo, la famiglia Carretta, che, sì, che erano col camper. Sì. Ti ricordi? Sembrava fossero andati passati a vivere nel camper, quindi giravano l'Italia, erano scomparsi, tutto a dire no, ma che... Anzi, si ipotizzava di una sorta di vincita, no? Sì, ma anche che fossero all'estero, insomma, li vedevano nelle spiagge all'estero, insomma. Sì, dicevano appunto che loro, io mi ricordo questo caso, non vorrei dire una stronzata, perdonate, tanto ora è orario, si può dire. Questo caso fu trattato da Donatella Raffai, se te ti Sì, ricordi, quindi è una sì. bella donna, non so neanche se è viva ancora. No, è morta credo non molto tempo fa, un anno almeno sarà, non più di qua. Bella donna, davvero, un po' di classe. Sciarella un po' meno, Sciarella ultimamente sta uscendo un po', è vero? Fa un po' di... Il primo momento sì, fu trattato dalla Dai, Raffai. esatto, bella la fai. Poi la cosa durò parecchio, quindi poi anche da altre presentatrici, ora non ricordo Natalia Poggi, quell'altra che è... diciamo, ci vollero 10 anni per capire cosa era successo a questa C'era donna. un'altra che era molto brava, non mi ricordo come si chiamava, ma è morta di tumore al cervello. Sì, Margherita di nome, ma non ricordo il cognome di quella presentatrice. E tante volte erano fatte segnalazioni nei paesi caldi, insomma, Sì. e dissero che probabilmente questa famiglia avesse fatto una sorta di vincita, una grossa vincita, non so dove, Enalotto, eccetera, eccetera. Ai tempi non c'era il Superenalotto, mi sembra, ancora. Non lo so. A pagare la schedina al Totocalcio e praticamente fossero fuggiti per godersi tutti i soldi. In realtà poi alla fine si viene a sapere, possiamo fare lo spoiler, possiamo dire, sono stati uccisi da uno dei figli che poi è stato ritrovato a Londra e che poi è stato riportato in Italia, mi pare, no? L'hanno estradato Sì. in Italia. Sì, poi è stato condannato, credo che sia già fuori, perché è ritenuto non sano di mente al momento dell'uccisione. Comunque era lui che usava il camper e faceva trovare i giornali con la data in modo da far sembrare che si spostasse. Ah, beh, sì, sicuramente, sì, ma infatti il problema è questo, lui usava il camper per far sì, no? È un po' come lasciare le tracce come pollicino, no? Per far Sì. vedere che loro, cioè, comunque per dire ok, ci sono scappati, lasciamo perdere chi se ne frega, capisci? Quindi vabbè, anche lì è stato... No, mi ricorda, ora, noi stasera si va di palo in frasca, no? Mi ricorda molto, ti hai detto, questa cosa è già uscito. Io quando tu dici queste cose, io mi sento molto vecchio. Perché il caso di Pietro Maso è già uscito. È Te già lo ricordi? uscito anche loro. Erika Omar è già uscito. Sì. La Loro erano Franzoni. minori, però, diciamo. Eh? Erano Erika e Omar erano comunque minori, mentre minori. gli altri sono maggiorenni. Quindi c'è una diversa legge per i minorenni. Invece sì, la Franzoni, sono usciti in giro di poco. E Pietro Maso, Carretta, io dico Madonna delle rose, possibile che cominci ad avere una certa età? Io tante volte
vedo questi meme su Facebook che ti dicono: se ti ricordi questo, poi mettono persone di tipo Macario, no? Queste cose, te lo ricordi Macario? Sì, Come no, sì. se conosci lui e stai adesso, sei tempo dei cantieri. E quindi, vabbè, ragazzi, siamo arrivati. Io voglio aspettare le 2 ore spaccate perché siamo un'ora e 59. Ringrazio la Franca per essere stata con me tutto questo tempo. Grazie, Franca. Seguitemi, seguiteci perché anche lei ha Instagram. La Franca c'ha Instagram, Franca da Criscio, vero? Sì, non so Chioccio. poco Instagram, però ci sono. Sì, no, allora, intanto sì, io ti taggo, ma te non mi consideri neanche di Striscio. Perché non troppo lo uso No, Instagram. ok. Io invece lo uso abbastanza, metto delle pillole quotidiane, insomma, anche sul valore della vita, sulla vita, il significato della vita. Se vi va, mi potete seguire a @angelomaro71. Bene, @angelomaro71 e trovate il mio nome. Va bene? Ragazzi, aspettiamo il minutaggio. Manca 4, 3, 2, 1, 0. Siamo a 2 ore. Io vi saluto con la tromba e con il minuto. Ringrazio infinitamente la Franca per essere stata con Grazie me. Grazie, Franca. Grazie mille. Abbiamo fatto tutte le forze, ma è stato molto bello parlare con te. Grazie, buonanotte a tutti. a voi. Grazie, Franca. Grazie, Buonanotte, buonanotte. grazie, grazie. Rimani là, rimani là.